Festa della Liberazione, in tanti hanno preso parte alle celebrazioni a Pesaro, questa mattina la messa in cattedrale, poi il corteo di autorità, associazioni e cittadini verso il monumento alla Resistenza. Corone d'alloro, canti e una targa in memoria di Giacomo Matteotti, anche fan ricorda i caduti per la libertà. Dai passi al ristorante, alle passeggiate fino alle gite fuori porta, ecco i programmi di fanesi e turisti per il lungo ponte del 25 aprile. Al via la corsa all'Europea, a Tre Ponti, la presentazione della candidatura di Massimo Seri. Darò il mio contributo, ha detto, per riformare l'Europa e renderla sempre più forte. Si chiama pickleball ed è la nuova disciplina sportiva che approda Marotta di Mondolfo. È simile al tennis ed è uno sport adatto a tutte le età. Guarda che c'è stasera su Fano TV l'ultima puntata della stagione. Ospite Valentina Sorce, presidente della Fondazione Gio. Al centro dell'intervista la disabilità e le attività di agricoltura sociale. Buonasera a tutti, benvenuti a Occhio alla Notizia. In apertura la festa della Liberazione. A Pesaro questa mattina si sono svolte le celebrazioni in occasione del 25 aprile con la messa in cattedrale e il corteo verso il monumento alla Resistenza. C'era per noi Marco Lonigro. Ricorre oggi il 79esimo anniversario della Liberazione, un giorno da celebrare come festa di tutti gli italiani. Il 25 aprile del 1945 rappresenta una data fondamentale nella storia della nostra Repubblica. Significò infatti per il nostro Paese l'affermazione della democrazia e della libertà, la fine della guerra e la riconquistata indipendenza. Anche Pesaro questa mattina ha onorato la Liberazione con le celebrazioni del 25 aprile. Prima la messa in memoria dei caduti per la libertà in cattedrale, poi la deposizione delle corone al sacrario di Piazzale Collenuccio. Oggi è una giornata innanzitutto di ricordo per tutti coloro che hanno perso la vita affinché ci fosse in Italia la democrazia, ma è anche una giornata di festa di tutti gli italiani, indistintamente, perché tutti gli italiani ormai hanno dentro di sé il germe della democrazia e della libertà. Quindi viva l'Italia, viva il 25 aprile. Come ogni anno si è svolto il corteo di autorità, associazioni e cittadini verso il monumento alla Resistenza per depositare le corone in piazzale Falcone e Borsellino. Infine gli interventi delle associazioni combattentistiche d'arma, dell'AMPI e del rappresentante degli studenti. A chiudere la mattinata il discorso del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. La cerimonia è stata accompagnata dalla banda di Candelara. È una festa civile che l'Italia deve onorare ogni anno, è fondamentale perché è da lì che nasce l'Italia democratica e libera. Forse noi non capiamo l'importanza di questa realtà politica e sociale che noi viviamo. Allora, la libertà è qualcosa di essenziale per il rispetto dei diritti delle persone, dell'eguaglianza delle persone. È per questo che noi dobbiamo sempre con attenzione guardarci intorno e capire dove viviamo e difendere il modo in cui viviamo. Quindi è centrale, lì dobbiamo sempre ritornare. Anche a Fano è stata celebrata la festa della Liberazione tra canti, deposizione di corone d'alloro e una nuova epigrafe dedicata a Giacomo Matteotti. Filippo Pucci. Mattinata di celebrazioni ufficiali in centro a Fano per la ricorrenza del 25 aprile, il 79esimo anniversario della liberazione d'Italia dalla fine dell'occupazione fascista. Cittadini e le massime cariche civili e militari si sono ritrovati davanti alla residenza comunale per la deposizione di una corona d'alloro sulla lapide dedicata ai partigiani fanesi caduti. Noi come AMPI di Fano cerchiamo sempre di celebrare in maniera non retorica questo avvenimento, anche perché questo rappresenta quelli che sono i principi fondanti della nostra Repubblica, quindi cerchiamo sempre di attualizzare e di contestualizzare quella che è appunto la festa del 25 aprile e i valori dal quale poi sono stati, su cui si fonda la Costituzione italiana, soprattutto in un periodo come questo, un periodo difficile a livello internazionale perché abbiamo numerose crisi, soffiano forti venti di guerra e soprattutto si parla di terza guerra mondiale, quindi mai come in questo momento la Costituzione, in particolar modo l'articolo 11 che afferma appunto che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, è più attuale che mai. Noi come AMPI abbiamo anche
richiesto, diciamo, di rivedere alcune questioni internazionali come l'appartenenza dell'Italia alla NATO, che è di fatto passata da un'organizzazione difensiva come ai tempi della Guerra Fredda a un'organizzazione offensiva. Poi il corteo si è spostato nei giardini della Rocca Malatestiana per la deposizione di una corona al Monumento alla Resistenza. Presente anche la banda cittadina che ad ogni tappa ha intonato l'inno di Mameli e il brano del partigiano Bella Ciao. Come da prassi, i presenti si sono indirizzati in Viale Buozzi davanti al monumento ai caduti di tutte le guerre. Anche qui è stata lasciata una corona d'alloro. Il 25 di aprile è stata anche l'occasione per inaugurare l'epigrafe commemorativa dedicata a Giacomo Matteotti nel centenario del suo martirio lungo il corso a lui dedicato a fianco dell'ex collegio Sant'Arcangelo. Uno dei delitti più efferati del fascismo, di quello che è di fatto poi il fascismo. Il fascismo è stato dal primo momento fino all'ultimo violenza e negazione di quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo. E Matteotti è stato uno di questi. Ha denunciato, ha avuto un enorme coraggio, che è quello di denunciare le rappresaglie allo squadrismo fascista, ma lui stesso disse: adesso che ho denunciato, oltre a farmi i complimenti, dovete prepararmi il funerale. E infatti così fu, perché effettivamente venne poi, insomma, in pieno giorno venne rapito e ucciso e siamo sepolto in maniera clandestina. Poi il corpo fu ritrovato alcuni mesi successivi, quindi insomma è stato uno dei delitti più efferrati ed è quello che ha dimostrato di fatto il volto del fascismo, di quello che è il fascismo, cioè violenza e negazione dei diritti. Iniziative si sono concluse con un concerto curato dal Corpo Bandistico del Vallato, città di Fano, in piazza 20 Settembre. E adesso sentiamo che cosa hanno fatto oggi i cittadini e quali sono i programmi per questo lungo ponte del 25 aprile. Le interviste sono di Rosalba Barattini. Qual è il vostro programma per il 25 aprile? Una passeggiata e poi andiamo al ristorante, poi riandiamo a casa. Andiamo al Festival dell'Aquilone, a Cervia, forse alla Festa dei Folli. Ma come ti chiami? Giulia. Giulia, e tu invece? Sofia. Sofia, ma che bellissimi nomi! Allora, buona festa! Ciao! Qual è il vostro programma per questo ponte del 25 aprile? Gironzolare per le Marche. Giustamente, e c'è anche in programma qualcosa per il 1° maggio o ancora è da vedere? No, è da vedere ancora. Oggi abbiamo un programma molto soft, andiamo a fare un giro in bicicletta e poi ci fermiamo a mangiare qualcosa. Siamo venuti ieri da Bergamo, che stiamo su, io sono fanese ma stiamo su, e niente, facciamo una passeggiatina, proprio niente di che, non abbiamo organizzato niente, vediamo un po' gli amici e... Una passeggiata qui al mare e niente, poi un pranzo a casa e dopo con amici. Invece per il 1° maggio qualcosina bolle in pentola oppure? Ancora non ci abbiamo pensato, vediamo in base anche al tempo cosa ci riserva. Per il 1° maggio c'è qualcosa di organizzato? 1° maggio sempre a pranzo fuori, qui a Fano, un ristorante con un giardino, sempre per i bimbi, per fargli giocare, per fargli passare un po' di tempo tutti quanti insieme, vero Dado? E oggi penso che faremo un giro per la città, sono due miei colleghi che sono venuti a trovarmi qua, gli farò vedere un pochino come fanno sia la parte storica che la parte marittima e andremo a mangiare e a bere qualcosina insieme. E prima celebrare, perché questa coppia qua c'è l'anniversario del matrimonio. Auguri! Sì, per quello faccio di cuoco oggi, è un cibo venezuelano e che mai ha mangiato questa coppia. I vostri programmi per questo ponte del 25 aprile? Ma essendo fanesi rimaniamo a Fano, che è una città che si presta anche per fare escursioni, passeggiate, cose. Non andiamo neanche al ristorante comunque, mangiamo a casa e passeggiamo qui nella città nostra. Intanto ci riposiamo e approfittiamo per fare una passeggiata, dopodiché forse andremo a Fratte Rosa, dove c'è una mostra sulle produzioni loro tipiche, e si passa così. E cosa farete il 25 aprile? Una bella passeggiata per la nostra splendida città. E avete già ideato qualcosa anche per il 1° maggio oppure si vedrà ancora? Probabilmente sì. La gita fuori porta, sì, con i bambini.
E andremo solo a mangiare il pesce, così fra amici, e passiamo la giornata. Purtroppo oggi non è tanto caldo, ma ci accontentiamo. Tanto l'importante è stare in compagnia e stare bene. La cosa principale. Beh, il 25 aprile faremo tante cose belle. Andremo a mangiare qualcosa. Dopodiché andiamo a farci un giro nelle colline, andiamo a visitare Gradara. E poi questa sera andiamo a mangiarci le tagliatelle al ragù in casa. Di dove siete? Di Bergamo. E avete già organizzato anche per il 1° maggio o ancora si vedrà? Si vedrà quello. Cominciamo a far queste che va bene. Quali sono i vostri programmi per la giornata del 25? Allora, sicuramente andare a ballare, perché cavolo, uno che lavora sempre deve andare a ballare quando può, ma specialmente i giovani. Tu? Io andrò a Lonzano, che c'è la festa della Mecca che organizzano, e si va su a Rimini Nord. Giustamente. Ho detto a Fano e si sale su. E di dove siete? Io sono di Gradara. Io sono pugliese, però sono cattolica. E invece per il 1° maggio avete già organizzato qualcosa? No, ancora no, io no. Il 1° maggio si lavora. Speriamo che questo tempo ci conceda di poter godere finalmente questo splendido mare, perché devo dire che comunque a me piace molto, quindi sono una residente però importata e lo amo in particolar modo, quindi spero di potermi godere il mare. E speriamo anche per il 1° maggio. Speriamo con tutto il cuore, veramente. Quindi buon fine settimana a tutti e buon sole, speriamo. In questi giorni di festa si trascorre del tempo anche all'aperto, nonostante il calo delle temperature. Purtroppo però c'è chi consuma cibi e bevande in compagnia, lasciando a terra i rifiuti se il cestino più vicino risulta pieno. Questa prima foto che vi mostriamo è stata scattata questa mattina da una nostra telespettatrice a Sant'Orso di Fano, di fronte alla scuola. Invece a Colli al Metauro la festa si è svolta nella casetta di bambini, nei giardini di piazza 1° maggio. Queste foto, pubblicate sul gruppo Facebook La mia Colli al Metauro, mostrano bottiglie di super alcolici, bicchieri e cartacce lasciate a terra. Cambiamo argomento. Ieri alla cooperativa Tre Ponti il sindaco uscente di Fano, Massimo Seri, ha presentato la sua candidatura alle elezioni europee che si terranno a giugno in concomitanza con le amministrative. Servizio di Stefania Schiaroni. Mercoledì alla cooperativa Tre Ponti di Fano è stata presentata la candidatura di Massimo Seri alle elezioni europee. Tante le persone che hanno riempito la sala durante l'iniziativa. Un confronto e una riflessione sul ruolo dell'Europa riguardo i temi salienti attuali da affrontare. È intervenuto l'onorevole Matteo Richetti, mentre l'onorevole Oreste Pastorelli non ha potuto partecipare per un'iniziativa a Roma su Giacomo Matteotti. Massimo Seri, candidato alle europee. Quali sono i progetti e le emozioni? Il primo progetto è un progetto serio per un'Europa sul serio. E ho voluto mettere a disposizione la mia esperienza, perché le esperienze dei governi locali sono fondamentali anche nelle assisi internazionali. Ho un'esperienza anche in quella direzione. L'obiettivo è quello di rafforzare un'Europa per lavorare e crederci per un'opera che abbia una politica condivisa estera, di difesa, che abbia una politica sulla sanità, sulle migrazioni, sulle politiche industriali comuni, sulla fiscalità comune. Insomma, veramente la voglia e la possibilità di portare un contributo per riformarla, per renderla sempre più forte, perché è inutile che ci giriamo intorno ad un dito. Le grandi sfide nello scacchiere mondiale le potremo affrontare se il vecchio continente saprà essere insieme. Non dimentichiamo che è un continente piccolo rispetto agli altri, se pensiamo alla popolazione, ha un PIL non grandissimo e sta invecchiando, quindi dobbiamo essere per forza insieme, dobbiamo rafforzarla. E nei momenti difficili, dal dopoguerra in avanti, i momenti difficili abbiamo avuto sempre l'Europa che ha dato una mano. Poi ce ne siamo dimenticati, l'abbiamo recuperata con la pandemia. E allora per il futuro è necessario rafforzarla, crederci e aiutarla. Che cosa si aspettano i cittadini dalla politica oggi e quali sono i progetti per accontentarli? Noi abbiamo fatto una lista insieme a Carlo Calenda, che candida Massimo Seri su questo territorio, per dare queste tre risposte. La prima è risorse per dare più risposta sanitaria. Noi abbiamo rinunciato al MES e quindi su questo dobbiamo riprendere il tema della cura, perché stiamo perdendo il diritto alla cura universale. La seconda è governare la transizione ecologica. Non basta mettere delle scadenze. Tutto green, casa green, tutte auto elettriche. Qui servono politiche che sostengono imprese e le famiglie. La terza è la transizione digitale. Noi dobbiamo sostenere l'innovazione. Le imprese non possono essere lasciate sole in questo cambiamento e sono le tre direttrici che Azione porterà al Parlamento europeo. Un progetto politico che ha queste caratteristiche. E ora andiamo a Marotta, dove è approdata una nuova disciplina sportiva, il pickleball.
prima in provincia e seconda nelle Marche. È la disciplina sportiva del pickleball che arriva a Marotta nel comune di Mondolfo. Questo tipo di sport nasce in America nel lontano 1965 e rielabora alcune tecniche e regole del tennis. Si può giocare in due o quattro persone con delle racchette speciali e palline in plastica dura. A prendere parte al gioco anche il primo cittadino che si è concesso una breve partita. A spiegare nel dettaglio questo sport, oggi molto praticato dagli americani e da pochi anni arrivato anche in Italia, è il presidente dell'ASD Antonio Caraffa, uno dei 22 istruttori di pickleball presenti in tutto lo stivale. Abbiamo preso questa qualifica a Milano da una professionista americana della PPR, Pickleball Associazione Internazionale. Questo è uno sport che si sviluppa dal tennis, poi ha la caratteristica di avere racchette molto leggere che derivano un po' dal ping pong, quindi è nato come disciplina per gli sportivi ma soprattutto riabilitativa. Da qui si è sviluppata naturalmente anche su una forma da professionisti. In America ci sono 3 milioni che proprio vivono con questa disciplina. Semplicemente è un gioco molto semplice, si batte, si risponde, si giocano le volée, gli smash come nel tennis e ci si diverte. Il punteggio funziona un po' come nel ping pong, si arriva agli 11, c'è il cambio palla come la vecchia pallavolo, quindi il punto lo fa solo chi serve e poi è veramente aperto a tutti, fino agli agonisti che vogliono fare una partita veramente seria. Questo è il primo campo, è la prima ASD a livello nazionale, si può prenotare il campo, si può venire qua a giocare e poi ci sono io insieme ad altri istruttori che vi insegneremo come giocare, darvi le prime basi. Il campo, realizzato con piastrelle di prolipolene ammortizzate antitrauma, si trova lungo Viale Carducci, a ridosso della zona mare, e sarà operativo fino a settembre. Innanzitutto ci teniamo a ringraziare l'amministrazione nella figura del sindaco e dell'assessore perché ci hanno dato l'opportunità, credendo da subito in questo progetto, di poter realizzare questa arena dedicata a questo sport nuovissimo che è il pickleball. Abbiamo per questo proprio costituito un'associazione sportiva dedicata a tutti, perché questo è uno sport aperto veramente a tutte le età, da piccoli a grandi. È uno sport tra virgolette facile, che però, come tutti gli sport, ha le sue regole, le sue peculiarità. In effetti siamo organizzati con dei maestri di pickleball che hanno fatto già dei corsi a Milano il mese scorso e andremo anche nei prossimi mesi altri ragazzi a fare corsi per poter insegnare questo sport che è veramente divertente, nuovo e coinvolgente. Dal 29 aprile al 5 maggio sarà la volta della settimana di Fermignano, capitale al quadrato del progetto 50x50 di Pesaro 2024. Scopriamo di più nella prossima intervista. Affluenza è il programma culturale che il Comune di Fermignano propone nell'ambito del progetto 50x50 Capitali al Quadrato, che si inserisce nel contesto di Pesaro Capitale della Cultura 2024, un programma che parte dalle specificità del territorio. Fermignano è un luogo connotato da una forte produzione industriale e una storia anche che riflette questa tradizione, e ci è sembrato opportuno raccogliere l'invito a riflettere sul rapporto tra uomo ambiente e uomo natura proprio in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali, che sono sempre state al centro dello sviluppo nell'arco di tutta la storia del Comune di Fermignano. Facciamo questo con diversi linguaggi artistici del contemporaneo, dalla danza alla fotografia, dal design all'architettura, alla musica elettronica, alla ricerca sonora, nella settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio. Gli appuntamenti di apertura sono ovviamente lunedì 29 aprile presso l'ex lanificio Carotti. Ci sarà l'inaugurazione della mostra Tralucere di Silvano Baciardi in collaborazione con l'anificio Megavad di Giovanni Pagliardini, e subito dopo il festival In Nuce di danza contemporanea con la performance Tempo di Posa. Secondo giorno, possiamo considerarlo una seconda apertura, alle ore 18.30 presso la Galleria Bramante, Studio Gisto, collettivo di designer e architetti milanesi, aprirà la mostra Gong, Ripensare la natura, con un concerto di Roberto Memoli e l'etichetta Backwards a seguire. La settimana sarà ricca di incontri, concluderemo di nuovo all'anificio Carotti il 5, domenica 5 maggio alle 18.30, ma prima, il 1 maggio e lo stesso 5,
un paio di giornate di eventi presso la riserva naturale statale Gola del Furlo, che è l'altro punto focale in cui avverranno le nostre manifestazioni. Anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Walter Bucci e a Paola Benvenuti, residenti a Fano, che oggi festeggiano 50 anni di matrimonio. Auguri da parte di tutti i familiari e da parte della nostra redazione. Tra poco andrà in onda un approfondimento in studio insieme a Davide Del Vecchio, candidato al Consiglio Comunale di Fano con Fratelli d'Italia. Seguirà l'ultima puntata della stagione di Guarda chi c'è, ospite di Maria Elena Del Bianco, sarà Valentina Sorce, presidente della Fondazione Gio di Fano, che tratterà le tematiche della disabilità e le attività di agricoltura sociale. Al termine trasmetteremo due speciali, il primo sull'inaugurazione del nuovo ristorante di Via delle Querce, siamo nella zona dell'ex zuccherificio a Fano, il secondo sull'inaugurazione della sede elettorale della lista di centrodestra Fano Cambia Passo. Per il nostro telegiornale è davvero tutto, buona serata su Fano TV.